Abbiamo a questo punto definitivamente chiuso un'era vergognosa che non solo era legata all'invaso e alla discarica più grande d'Europa, che abbiamo chiuso negli mesi scorsi, ma a questo punto abbiamo scongiurato anche la messa in funzione dell'inceneritore. Questo perché la Regione Lazio ha preso atto dei dati relativi all'andamento della raccolta differenziata che non rendono più necessario l'attivazione di nuovi impianti. Quindi nella Valle della Galeria non ci sarà più nulla che ricorda il passato, di questo siamo veramente molto molto orgogliosi. Noi per conto nostro abbiamo fatto quello che è competenza della Regione, abbiamo messo a disposizione dei comuni le risorse per incentivare la raccolta differenziata. Nell'ultimo bilancio abbiamo messo 30 milioni di euro su questo centro di costo e i risultati si vedono, perché a Roma siamo a percentuali fino a qualche tempo fa assolutamente impensabili, oltre il 50% di differenziata, considerato anche la dimensione della città, il quantitativo di materiale differenziato mi sembra un risultato straordinario. La sanità per fortuna non è più soltanto una nota dolente di questa regione, stiamo mettendo ordine ai conti della sanità, stiamo pian piano fuoriuscendo dal commissariamento e in attesa della fuoriuscita dal commissariamento cominciano ad essere, diciamo, sempre più frequenti le deroghe sulle assunzioni. In questo ultimo periodo abbiamo assunto quasi 1000 persone in tutto il sistema regionale, soprattutto, diciamo, dentro la città di Roma, anche in previsione del giubileo, quindi tecnici, infermieri, medici, primari sono entrati nel sistema grazie a questa gestione virtuosa del debito sanitario. Ieri abbiamo deliberato quasi un centinaio di assunzioni in più tra Latina, Viterbo e Castelli. Questo è un altro obiettivo importante, perché io dico sempre che la sanità è legata non soltanto alle scelte che vanno fatte con ponderazione, con oculatezza, ma è legata anche alla presenza fisica delle persone che fanno vivere la sanità. E in questi anni, dal commissariamento ad oggi, cioè dal 2007, sono usciti dal sistema sanitario regionale 8.000 persone che non abbiamo potuto sostituire. Ecco perché per noi questo rappresenta un punto di svolta. Assumere gente nel sistema sanitario è la svolta che aspettavamo da anni. È una legge importante perché fa ordine in un settore dove c'era un po' una giungla. Speriamo di trovare una composizione nell'aula, è sicuramente una di quelle leggi attese da tantissime persone, da tantissime associazioni. Speriamo stasera di portarla a casa.